28 giugno 2014. Ore 10:40. Partenza dall'aeroporto di Zurigo. Destinazione Yaoundé, capitale del Camerun. Scalo a Parigi. Dopo 6 ore e 35 di volo, alle ore 19:30 arrivo all'aeroporto di Yaoundé. Merci d'avoir choisi Camerconi, quasi Cameroun. All passengers to Douala kindly requested to remain on board if he just sits. He reminded that all the flights are not smoking. Thank you.
Madame, messieurs, les passagers en train sont priés de bien vouloir rester à bord et conserver leur siège. Nous leur rappelons que tous nos vols sont en fumeur. Nous remercions de votre attention. Racconto della significativa esperienza personale del dottor Ignazio Cassis, già medico cantonale, e che ora ricopre la carica di consigliere nazionale. La nostra permanenza verteva sul rapporto tra povertà e malattia presso la popolazione nomade dei pigmei Baka. Si tratta di persone che vivono di caccia e pesca nella foresta tropicale. Si muovono costantemente, nessuno sa bene quanti siano, e il governo è lungi da averne un conteggio. La maggior parte di queste persone, ufficialmente non esistono. Presso di loro, la parola povero ritrova tutta la sua drammatica dimensione. L'età media è attorno ai 50 anni, la mortalità infantile elevata. Si ammalano ancora tanto di lebbra. Io la lebbra non l'avevo mai vista. In tanti anni di medicina in Svizzera nemmeno un caso. Da noi non c'è più, è scomparsa, più nessuno ne parla. Ma lì è diverso, ci sono ancora tanti malati. Oggi non ci sono più lebbrosari veri e propri, perché con i farmaci è possibile guarire la lebbra. FireMed fornisce questi farmaci e invia i propri medici a fare le diagnosi e a controllare le terapie prescritte. Molti Baka non sanno però nemmeno di essersi contagiati e dunque non si curano. Altri semplicemente non vedono mai un medico che li visiti e faccia una diagnosi. Altri ancora si fidano soltanto dello stregone del villaggio. Così la lebbra c'è, e come? Ho passato un giorno in un dispensario con un medico africano che vedeva un paziente dopo l'altro, in una sala poverissima. Un lettino, una vecchia scrivania, un armadietto con qualche disinfettante, un infermiere che faceva spogliare i pazienti e li adagiava su un letto arrugginito con un materasso sporco e consumato. Il medico mi ha insegnato a riconoscere i segni della lebbra, partendo dalla pelle, segni che io avevo scambiato per micosi, infezioni da funghi, invece, no, era lebbra. Nessuno veniva per le analisi, per curare fattori di rischio, perché infelice, o per cercare un certificato. Tutti avevano problemi fisici reali, ernie inguinali, congiuntiviti, malattie veneree. Epatiti e broncopatie. Ho avuto la fortuna di avere una certa notorietà in Svizzera, e ho deciso di usarla anche a favore di progetti umanitari. È difatti quello che faccio tramite FireMed, sperando che la popolazione svizzera partecipi con un sostegno finanziario o con un impegno personale. D'être ici sous un arbre avec des bancs à vacciner de manière des enfants en colonne, c'est quand même une émotion particulière. Ces vaccinations appartiennent à un calendrier de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé et une fois de plus, on voit FireMed participer et rendre opérationnel au front ce qui est une stratégie globale internationale. Per me è una situazione totalmente nuova. Non ho mai fatto vaccini o punture a bambini e non sono mai stata attiva nell'ambito medico. È una bella esperienza ed è un bel impegno che la Svizzera ha potuto svolgere in modo ottimale. Abbiamo vaccinato decine e decine di bambini e bambine, polio, difterite, tetano, pertosse, emofilo B, epatite B eccetera. Gocce in bocca e punture nelle piccole cosce si alternavano in un incalzante ritmo dettato dall'avanzare del caldo.
Sul mezzogiorno bisognava fare una lunga pausa, perché a quella temperatura non era possibile lavorare. Ci si rifugiava all'ombra asciugandoci dal sudore, si mangiava un po' di frutta, e poi si riposava per essere pronti a continuare il lavoro sino a sera. L'ultimo giorno, nella capitale Yaoundé, ci ha accolti anche il ministro della salute, con il quale abbiamo fatto un giro d'orizzonte dei problemi. Considerazioni finali. Potrei scrivere un libro su quanto vissuto in una settimana, in un mondo che alla maggioranza dei ticinesi non può nemmeno sembrare vero, ma che purtroppo esiste. Uomini, donne e tanti bambini, colore diverso della pelle, ma stessa natura umana. La vita dei Baka è oggi più difficile che mai. Eppure a vederli non lo diresti. Scherzosi, solari, quando sono in foresta, puoi sentire i loro canti e le loro risate ancora prima di entrare negli accampamenti. Accettano la vita per quella che è, esorcizzando la sofferenza con il buon umore e la semplicità.